E allora ce la gustiamo davvero perché è un gruppo uno. Partiti. È in vantaggio Brandeburgo davanti ad Orpello. Principe ha detto, Bedetti, Teixidor, Voleva, Vedelago, Storming Luz e Pattaglia. Dopo 300 metri di corsa si assesta al comando Brandeburgo davanti ad Orpello. Principe adepto, Bedetti, Teixidor, Voleva, Vedelago, Storming Luz e Pattaglia. Prosegue in vantaggio Brandeburgo davanti a Orpello con all'interno Principe adepto. Seguono Bedetti, Teixidor, Voleva, Vedelago, Storming Luz e Pattaglia. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Brandeburgo davanti a Orpello, Principe adepto, Bedetti, Teixidor, Voleva, Vedelago, Pattaglia e Storming Luz. Poco prima dell'ingresso addirittura in leggero vantaggio Brandeburgo davanti a Orpello, Principe adepto e Bedetti. I cavalli entrano addirittura. Con Brandeburgo in vantaggio lungo la corda, davanti a Orpello, Principe adetto, Bedetti, Teixidor, Voleva, Vedelago, Pattaglia e Storming Luz. Passa Orpello davanti a Bedetti, Vedelago, Voleva, Pattaglia. A centropista in leggero vantaggio, Orpello attaccato all'esterno da Vedelago, e in leggero vantaggio Vedelago davanti a Orpello, Pattaglia e Voleva, conduce Vedelago davanti a Orpello, resiste Vedelago davanti a Orpello, Pattaglia e Bedetti. Beh, aspettavamo proprio questo risultato. Piero felice al settimo cielo, Piero, ma permettimi di dire Stefano, al settimo cielo anche noi, perché insomma questa corsa chiedevamo un risultato lineare. Orpello secondo in lotta, Pattaglia che finisce forte, ma Vedelago che non solo resiste, ma sotto la guida da maestro di Mariolino Esposito, che sigla il suo terzo o quarto Repubblica, non ce lo dimentichiamo, riparte nel finale e forse ci consegna questa corsa ci consegna forse il campione che aspettavamo anche sulla distanza classica, perché oggi la distanza classica è questa, e io mi aspetto da lui un tentativo all'estero. Altra cosa che tu già stai per dire, 3 su 3 per Stefano Botti. Giù il cappello, signori. Giampiero è già in ambulanza. Adesso noi qui abbiamo rianimato Piero a fatica con dei sali. Penso che Giampiero Brotto sarà difficile rianimarlo prima di un quarto d'ora. Certo, eccolo qui, indugiamo pure un po' su Vedelago, perché era il cavallo che volevamo vincesse in fondo, perché per qualità, per classe, per trascorsi, perché però è il cavallo che ruba un pochino, Stefano, più insomma, immaginazione. Sì. Una piccolissima, rapidissima chiosa. Oggi questa giornata ci ha regalato un'immensità di Mirko De Muro in sella Ransom Hope. Ci ha regalato questo finale vibrante, palpitante, che ci ha consegnato un campione, io mi auguro veramente internazionale, al più presto. Ecco, questa è l'Ippica, signori. Questa è l'Ippica che dobbiamo continuare ad amare, per la quale dobbiamo continuare a lottare.